Ciao ragazzi, oggi parliamo della caduta dell'URSS, cioè della caduta dello stalinismo nei paesi dell'est e la fine di quei regimi politici. Ci occupiamo di tre argomenti. Prima parleremo della rivoluzione culturale cinese e dell'evoluzione della Cina, così diamo anche uno sguardo alla situazione cinese oggi. Poi vedremo l'importanza che hanno avuto determinate rivolte nei paesi dell'est e in particolare lo sciopero polacco che ha dato origine alla formazione del sindacato Solidarnosc. Quindi vedremo la caduta del muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica che avviene nel dicembre del 1991 e quindi infine ci occuperemo di qualche cosa che è avvenuto di fronte al nostro paese in quello che era la nazione jugoslava e che ha sofferto una serie di guerre civili per circa 15 anni. Quindi, prima di partire però dalla rivoluzione culturale cinese, dobbiamo ricordare alcuni elementi che vi avevo una volta riassunto con questo fantastico disegno da grande artista, quale è il vostro professore. E che cosa dobbiamo ricordare? Allora, dobbiamo ricordare che c'è un conflitto in atto tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Si semplifica dicendo Stati Uniti-Unione Sovietica perché in realtà riguarda poi tutto il mondo capitalista, che viene definito occidentale, con il mondo cosiddetto comunista, tra virgolette. In realtà sono dittature di tipo stalinista che governano in Unione Sovietica, in Cina e poi nei paesi dell'est e anche con ovviamente i loro alleati che si possono trovare in Africa, qualche volta in America Latina, come Cuba per esempio. E certamente uno dei capisaldi di questa alleanza da parte degli Stati Uniti è l'Europa, chiaramente. Vi ricordate che questa guerra fredda è una guerra che non si combatte fisicamente, nel senso che l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti non si dichiarano guerra, però combattono in scenari secondari, diciamo così, combattono in Vietnam, combattono in Corea, ci sono rivoluzioni e crisi in vari paesi del mondo che vedono affrontarsi non direttamente i due eserciti americani e sovietici, ma gli eserciti degli stati coinvolti, che poi ovviamente gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sostengono. Durante la guerra in Vietnam, poi in particolare, gli Stati Uniti hanno proprio inviato 500.000 di soldati, quindi è stato un intervento pesante da parte degli Stati Uniti. Uno degli elementi fondamentali di questa guerra fredda era la corsa agli armamenti. E qui dobbiamo capire, cioè ricordare un attimo che cosa avevamo detto in proposito alla corsa degli armamenti. Quindi brevemente, ricordate sempre che gli Stati Uniti, il blocco occidentale, quindi la NATO, sono dei paesi capitalisti. Paesi capitalisti vuol dire che l'economia è fondata sulla proprietà privata dei mezzi di produzione. Detto altrimenti, un qualsiasi Frank di New York, avendo un capitale, può aprire un'industria, mettersi nel commercio e vendere. Se gli va bene, fa un sacco di quattrini, altrimenti fallisce, chiude, manda sul lastrico i suoi lavoratori. Oppure può decidere di fare speculazioni a non finire, investe in borsa e specula sui prezzi dell'oro, scommette su quello che avverrà fra 3 mesi, compra azioni, poi le rivende e così via. Nei paesi invece comunisti, sempre tra virgolette, c'è un'economia pianificata che appartiene allo Stato. Quindi non esiste la proprietà privata di mezzi di produzione. Il signor Dimitri in URSS non può decidere di aprire una fabbrica e vendere quello che vuole. È lo Stato che pianifica e dice, non lo so, abbiamo bisogno di 50.000 trattori, bisogna produrne 50.000, magari se ne producono 60.000, quello che è che servono poi i contadini e così via. E naturalmente con dei prezzi calmierati, cioè dei prezzi controllati dallo Stato. In questo tipo di economia è un problema spendere soldi per le armi. Per quale motivo? Cominciamo
a vedere, diciamo, i referenti opposti, cioè gli Stati Uniti e i paesi capitalisti. Per un capitalista produrre armi, satelliti, quindi burro, cannone, è la stessa cosa. Vi ricordate questa famosa frase, no? Produciamo burro, produciamo cannoni. È indifferente perché il suo compito non è quello di favorire il benessere della popolazione, il suo compito è favorire il suo benessere, che avviene attraverso l'accumulazione di capitale. Quindi produrre burro, produrre cannone non cambia niente, dipende solo dalla redditività che questi due prodotti possono avere e ovviamente dalle sue capacità. Se è un generale esperto di armi, sarà difficile che produca burro, ovviamente. Però comunque questo è lasciato nelle mani dell'iniziativa privata. E mentre nell'Unione Sovietica, noi dobbiamo ricordare che l'Unione Sovietica e la Cina, sono formate da, una rivoluzione che ha visto le masse popolari della Russia e della Cina, formare un governo rivoluzionario che adottasse una politica rivoluzionaria a favore del popolo. Quindi è molto complicato per questi governi fare una politica che in qualche modo non soddisfi anche i bisogni e le rivendicazioni della loro popolazione. E fra queste rivendicazioni e bisogni, ovviamente, non ci sono le armi, cioè il popolo tra burro e cannoni preferisce il burro, non certamente i cannoni. Però che cosa succede? Succede che gli Stati Uniti investono molto in armi e quindi costringono il suo principale nemico, cioè l'Unione Sovietica e poi anche la Cina, a fare altrettanto. Solo che, come dicevo prima, per i capitalisti americani è un'occasione, un business formidabile quello di investire in armi, significa profitti. E invece per l'Unione Sovietica significa miseria, per la Cina anche. Perché? Perché i soldi per la produzione di armi devono essere presi da qualche parte, e perché l'economia è dello Stato e quindi lo Stato le deve distogliere dalle spese sociali. Quindi distogliere dalle spese sociali vuol dire che l'Unione Sovietica avrà un po' meno sanità, un po' meno case da distribuire alle persone, la gente avrà meno benessere. Ma è chiaro che se la gente avrà meno benessere sarà più disponibile a rivoltarsi contro il proprio governo, che è esattamente quello che gli Stati Uniti poi sperano e che quindi che l'Unione Sovietica crolli. Ora, l'Unione Sovietica ha una carta di riserva. Questa carta di riserva è data dai paesi dell'est. Perché? Quando, vi ricordate, l'Armata Rossa avanzava verso la Germania ed è stata la prima a entrare a Berlino, occupava via via tutti i paesi dell'est Europa e a mano che li occupava installava un governo favorevole all'Unione Sovietica. Cioè, nella sostanza, questi governi erano dei governi fantoccio e l'Unione Sovietica esercitava un grosso potere economico su questi paesi, anzi addirittura in certi casi prelevava intere produzioni industriali e le trasferiva in Unione Sovietica. In ogni caso, prelevava gran parte del reddito di questi paesi e lo metteva a disposizione dell'URSS attraverso anche il patto di Varsavia, un patto economico-militare che univa tutti questi paesi. Il patto economico si chiama Comecon, ma adesso non scendiamo troppo nei particolari. La sostanza è che in qualche modo, per un po' di anni, l'URSS ha scaricato sui paesi europei i problemi che avrebbe dovuto avere al suo interno e quindi le rivolte, le rivoluzioni sono cominciate proprio nei paesi dell'est. E si arriva con questa contraddizione, questo conflitto tra mondo capitalista e mondo, tra virgolette, socialista, a economia pianificata e appartenente allo Stato, fino al 1992, quando poi tutto il sistema crolla, l'URSS viene sciolta. E quindi adesso vediamo questo processo come si è determinato. Allora, cominciamo dalla rivoluzione culturale cinese. Vi ricordate che Mao Zedong, leader del Partito Comunista, aveva vinto contro il partito di Chiang Kai-shek, che era il partito della borghesia cinese, il partito favorito dagli Stati Uniti. Chiang Kai-shek va a Formosa, forma un governo lì, l'isola di Formosa diventa uno stato indipendente, ma insomma è la Cina, la grande Cina, con il suo numero enorme di abitanti, che diventa un paese che socializza la produzione, quindi tutta l'economia diventa un'economia nelle mani dello Stato.
Però viene guidato da una dittatura, chiaramente, perché è la dittatura del partito, della burocrazia sulla popolazione. Quindi abbiamo un'economia popolare, un'economia di Stato e invece da un punto di vista politico c'è una dittatura che governa sulla popolazione, esattamente come è avvenuto in Russia. Ora, che cosa succede? Succede che la politica del Partito Comunista è abbastanza favorevole ai contadini, quindi favorisce, distribuisce le terre, nei villaggi si formano delle comunità che possono utilizzare l'agricoltura per produrre quello che serve, ma la popolazione aumenta, aumenta perché aumenta il benessere, e aumenta il benessere, ma non aumenta allo stesso modo la produzione agricola. Quindi comincia una specie di crisi negli anni 60. E perché la produzione agricola non aumenta sufficientemente? In fin dei conti, la Cina è un paese sterminato. Non mancavano certi terreni. Certo, non mancavano i terreni, ma quello che mancava erano le macchine per poter mettere a redditività i terreni in modo più veloce, poter fare rotazioni più rapide, poter avere anche un'industria chimica che sorregga l'agricoltura attraverso fertilizzanti e prodotti che diminuiscano le perdite, aumentino la produttività. Quindi, per tradurre quello che ho appena detto, possiamo dire che su un metro quadro di terreno produceva un chilo di X. Questo chilo di X andava bene finché ci mangiavano 4 persone. Se le persone diventano 8 non va più bene questo chilo di X. E la chimica da una parte e la meccanica dall'altra avrebbero potuto raddoppiare, triplicare, addirittura quadruplicare la produzione e quindi sfamare non una, due, ma tre, quattro famiglie. E invece questo non avviene, avviene solo in parte e si determina quindi una crisi. Mao, che non è affatto uno stupido, avendo condotto una lotta politica per praticamente per 20 anni, avendo preso il potere in Cina, si accorge che cosa? Si accorge di che cosa? Si accorge del fatto che è probabile che i suoi nemici interni al partito approfittino di questa situazione per cambiare la direzione del partito stesso, quindi buttare fuori Mao, defenestrarlo e cambiare la situazione. Lui si accorge di questo. Perché ci sono delle lotte interne al partito, ci sono delle frazioni che si combattono. Bene, lui che cosa fa in sostanza? Gioca di anticipo. Nel 1966 dichiara che diciamo, la crisi che la Cina sta attraversando è colpa dei nemici della rivoluzione. Questi nemici della rivoluzione non hanno applicato la giusta e corretta politica di Mao e quindi il paese adesso è in crisi. E allora bisogna sbarazzarsi, proprio sbarazzarsi letteralmente, dei nemici del popolo, così li chiama, e dei burocrati, cioè dei vecchi quadri del partito per far posto al nuovo. E si appella ai giovani, invita i giovani a costituire delle vere e proprie guardie armate, ad armarsi, armarsi per combattere questa battaglia. E si formano così queste squadre, le Guardie Rosse, a difesa della rivoluzione di Mao, che provocano una guerra civile strisciante che durerà 10-15 anni all'interno della Cina. E che cosa succede? Succede che squadre appunto di Guardie Rosse entrano nelle università e uccidono o feriscono o impediscono di fare lezione ai docenti universitari, entrano negli uffici del partito e se la prendono con burocrati che sono giudicati come dei nemici del popolo e lo stesso fanno un po' in tutta la Cina, nelle campagne, nelle fabbriche. Insomma, noi non sappiamo esattamente quello che è successo perché gli archivi all'epoca erano segreti, oggi non sono state pubblicate molte cose, però storici seri parlano di alcuni milioni di morti, si va da alcune centinaia di migliaia ad alcuni milioni, cioè sembra che si sia trattata di una vera e propria guerra civile, dalla quale Mao esce vittorioso, tiene il suo potere, ma nel 1976 muore e sale al potere Deng Xiaoping. Deng Xiaoping che cosa fa? Prima di tutto pacifica il paese, cioè chiude la rivoluzione culturale.
e addossando tutte le responsabilità in sostanza a Mao. Infatti alla moglie di Mao, a Lin Biao, la cosiddetta banda dei quattro. Quindi prende il potere per dire, nella sostanza, Mao ci ha trascinato in questa guerra civile, basta con il sangue, chiudiamo la questione. Però, allo stesso tempo, porta avanti in modo più deciso e a fondo alcune delle riforme che Mao aveva intrapreso. E qui è importante, proprio veramente importante, capire quali sono queste riforme, che cosa succede. Le riassumo così. Deng Xiaoping, continua una politica che Mao aveva iniziato di introduzione del capitalismo in Cina. Introduzione di elementi di capitalismo in Cina, sotto il controllo dello Stato, però diciamo, i capitali venivano richiesti, veniva richiesto alle aziende straniere di investire in Cina in cambio di garanzie. Quali erano queste garanzie? Manodopera a basso costo, niente scioperi e tranquillità sindacale, niente tasse se non in piccole percentuali, e in cambio di dare lavoro e manodopera alla manodopera cinese che lo Stato invece non riusciva a impiegare. L'introduzione del capitalismo nella Cina fa dei passi avanti tra il 1976 e il 1989, generando dei problemi. Uno dei principali problemi che genera è che determina uno svuotamento delle campagne. I contadini cercano un avvenire nelle città, le città si ingolfano, si intasano di che cosa? Si intasano in fin di conti di disoccupati, o meglio anche di persone disposte a lavori precari, sottopagati, a vivere nelle stesse fabbriche. Voi sapete che Foxconn è tutta una serie di grossi impianti industriali intorno a Shanghai, l'avrete letto sui giornali ancora oggi, gli operai vivono lì, vivono proprio in loculi. In piccole stanzette, praticamente non possono neanche uscire dalla fabbrica, oppure escono e quando escono trovano un sacco di bancarelle dove acquistano del cibo molto scadente e poi devono rientrare nella fabbrica. Una vita infernale fanno e questi contadini, che però non riescono più a tirare avanti nelle loro campagne, sono disponibili anche a svolgere lavori di questo genere pur di pensare che sia possibile crearsi un nuovo avvenire. Quindi questa situazione diventa insopportabile sia nelle campagne che nelle città. E a questo punto, tra l'aprile e maggio 1989, studenti e cittadini di Pechino iniziano a manifestare per le vie della capitale. Il 20 maggio queste manifestazioni raggiungono l'apice e gli studenti, insieme a molti cittadini di Pechino, occupano la piazza Tiananmen. La piazza Tiananmen è una delle più grandi, o forse la più grande al mondo, e può tenere più di 1 milione di persone. Dunque, siamo di fronte a un sollevamento di massa che dura diversi giorni, fino al momento in cui gli operai delle fabbriche di Pechino e di altre fabbriche della Cina, con i loro sindacati clandestini, decidono di appoggiare questa rivolta attraverso l'organizzazione di scioperi. Questo diventa un evento da combattere assolutamente da parte del potere, perché il governo cinese non può assolutamente accettare e tollerare il fatto che i lavoratori cinesi si uniscano agli studenti e ai cittadini per combattere contro il loro stesso governo. Questo avrebbe significato la fine della dominazione della burocrazia in Cina. Quindi la burocrazia del Partito Comunista si difende. Si difende attaccando e invia l'esercito a Piazza Tiananmen. Sarà una strage. Ma prima che questa strage venga compiuta, voi avete in mente le immagini che penso tutti abbiano visto di questo ragazzo che cerca di bloccare la fila dei carri armati. Si mette davanti, i carri armati cercano di evitarlo, quindi girano verso sinistra, poi verso destra, lui si sposta, alla fine però non c'è niente da fare. L'esercito, formato da truppe speciali, entra in piazza Tiananmen ed è una strage. La quantificazione di questa strage è difficile da dire, si parla di centinaia di migliaia, tra decine e centinaia di migliaia di morti, feriti,
arresti in massa e quindi le proteste e una possibile svolta della Cina viene impedita attraverso questa nuova manifestazione di terrorismo nei confronti della popolazione. Vi ricorderete che lo stesso era avvenuto in Ungheria e in Cecoslovacchia nel 56 e nel 68, ma ne riparliamo un attimo. Che cosa succede negli anni seguenti? Negli anni seguenti Deng e i suoi collaboratori approfondiscono e intensificano le riforme fino ad arrivare ai giorni nostri. E ai giorni nostri, dove appunto le notizie le sapete, le grandi multinazionali di tutto il mondo, specialmente dell'informatica, no, operano in Cina. Ci sono grandi catene di montaggio, tutto il tessile, ceramica, ci sono tutta una serie di produzioni che sono realizzate in Cina e che riforniscono il mercato mondiale. Non per il benessere dei cinesi, ma per, da una parte, il benessere delle multinazionali che operano in Cina sfruttando milioni di operai che sono privi di garanzie e hanno bassi salari, e dall'altra parte per favorire la burocrazia del partito cinese che vive intascando tangenti attraverso una corruzione incredibile. Però fondamentalmente la Cina ha in mano la proprietà statale dei mezzi di produzione. Anche queste multinazionali, quando operano attraverso joint venture con lo Stato cinese, non possono avere la maggior parte delle azioni, cioè devono stare sotto il 50%. Questo vuol dire che c'è una grossa ingerenza del mercato capitalista in Cina, ma lo Stato detiene ancora le leve dell'economia nel paese. Fino a quando, questo non si sa perché è una battaglia, il capitale non può permettersi che un intero paese di 1,5 miliardi di persone sia sottratto al mercato mondiale, cioè che l'economia di questo paese così grande sia nelle mani di uno Stato. Vorrebbe che fosse nelle mani dell'iniziativa privata e quindi c'è una lotta in corso. La burocrazia in parte difende l'economia dello Stato, ma in parte molti burocrati preferirebbero che la Cina si trasformasse in un paese capitalista. Perché? Beh, è semplice da capire. Per quanto ricco, per quanto abbia come si chiama, dei benefici, il burocrate cinese non avrà mai le stesse possibilità che ha, per esempio, un CEO di una multinazionale americana o un manager di Wall Street o un operatore di banca. Loro hanno, certo, hanno dei canali per procurarsi la vodka e lo champagne, hanno dei canali che gli consentono di fare una bella vita d'estate in qualche bella villetta lungo qualche mare o in campagna, hanno qualche bella automobile, delle case un po' più grandi del solito, però insomma non è che possano aspirare ad avere chissà quali condizioni, dovendo essere comunque anche dei rappresentanti del popolo, cioè elementi di governo che devono affrontare tutti i giorni la popolazione. Quindi, la trasformazione della Cina in un paese capitalista vedrebbe questi personaggi che dirigono fabbriche, che dirigono settori interi dell'economia e dello Stato, aspirare a diventare come i loro omologhi negli Stati Uniti o nei paesi occidentali. Belle macchine, lusso, capitali a disposizione, eccetera. Quindi è una battaglia che finirà in un modo da una parte o finirà dall'altra. E questo si vedrà. Quello che noi interessa capire è che però l'economia di Stato ha consentito alla Cina, per esempio, di costruire rapidamente degli ospedali, di combattere il coronavirus, di mettere in atto tutta una serie di mezzi che, come vedete, nei paesi invece capitalisti, non è possibile fare. Non è possibile orientare la produzione alla produzione di mascherine, di disinfettanti, di tamponi, di quello che serve, perché la produzione è nelle mani private e quindi bisognerebbe che lo Stato decidesse di requisire tutta questa produzione e mettere l'intera economia al servizio della cura dei cittadini. Ma siccome lo Stato nei paesi occidentali, i governi sono al servizio del sistema capitalista, è chiaro che non faranno mai una cosa di questo genere. Quindi ecco che la battaglia tra economia capitalista da una parte ed economia di Stato,
dall'altra è una battaglia che segna proprio il destino, le sorti della civiltà umana. Vedremo che cosa succederà. Passiamo invece a vedere che cosa succede in Polonia. In Polonia nel 1980 si forma un sindacato che si chiama Solidarność. Questo sindacato si forma nel corso di una lotta incredibile che gli operai di Danzica portano avanti. Una lotta eccezionale perché gli operai entrano in sciopero a tempo indeterminato. Tenete conto che i cantieri di Danzica sono i più importanti della Polonia, tra i più importanti al mondo, danno da lavorare a centinaia di aziende, a centinaia di migliaia di operai in tutto il paese e questo sciopero diventa poi uno sciopero della classe operaia polacca, cioè degli operai di tutte le aziende polacche, ma il suo epicentro è proprio Danzica. E il governo, pensate, è talmente in difficoltà che per la prima volta nella storia di questi paesi, i paesi governati da una burocrazia stalinista, è costretto a recarsi dagli operai a trattare. E non sono gli operai che vanno a Varsavia a trattare nella sede del governo, è il contrario. E queste trattative durano giorni fino a che il governo deve cedere su tutta la linea, proprio tutta la linea. Deve riconoscere il diritto di sciopero, deve riconoscere il diritto di stampa, deve riconoscere il diritto di riunione sindacale, deve riconoscere il diritto alle organizzazioni sindacali di esistere, deve riconoscere aumenti salariali, deve riconoscere migliori condizioni, giornate di lavoro, condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Insomma, è un momento storico. È un momento storico perché si inverte quella tendenza a subire la repressione che fino a quel momento lì era stata dominante nei paesi dell'est. Infatti vi ricordate, la prima rivolta che abbiamo visto avvenne nel 1953 nella Germania Est e furono di nuovo i carri armati a schiacciarla, i carri armati dell'Unione Sovietica. Poi abbiamo visto la rivoluzione proprio vera e propria nel 1956 in Ungheria, che anche lì finita con la tragedia dei carri armati sovietici che hanno occupato il paese. Poi abbiamo visto la Cecoslovacchia, vi ricordate la primavera di Praga, quando anche quello studente, Jan Palach, si era dato fuoco in piazza Venceslao. Bene, anche in quell'occasione tutta la popolazione era insorta sempre intorno a un leader del Partito Comunista Cecoslovacco, un leader però democratico che voleva attuare dei cambiamenti nel paese. Ma anche in quel caso l'Unione Sovietica e il Patto di Varsavia inviano i carri armati e soffocano nel sangue la rivoluzione polacca, la primavera di Praga. Bene, nel 1980 la musica cambia. La musica cambia perché per la prima volta appunto un governo stalinista è costretto a scendere a patti con i lavoratori. È una situazione intollerabile, infatti faranno di tutto in Polonia per riprendere il controllo della situazione. Il 13 dicembre 1981 il generale Jaruzelski effettua un colpo di Stato. Allora si dirà, vabbè, allora quindi si ritorna alla situazione precedente. No, non esattamente, perché si determina in Polonia una situazione paradossale, molto ambigua. Ci sono i militari per le strade, si possono vedere anche dell'autoblindo, qualche mitragliatrice, quindi a tutti gli effetti siamo di fronte a un colpo di Stato. Ma nei fatti Solidarność continua a esistere. Esiste clandestinamente e pubblicamente. Si riuniscono, gli operai si riuniscono nelle sedi di Solidarność, quando le sedi vengono chiuse si riuniscono altrove, continuano a svolgere le loro assemblee anche nelle fabbriche, si riuniscono addirittura per strada per diffondere volantini, improvvisano qualche manifestazione, insomma la situazione è tutt'altro che nelle mani del governo. C'è un colpo di Stato, ma questo colpo di Stato è una specie di vittoria di Pirro, cioè una di quelle classiche vittorie che non portano poi a niente se non a una sconfitta. E la sconfitta arriva di lì a poco. Nel giugno dell'89 vengono indette nuove elezioni e queste elezioni sono vinte da Solidarność, cioè dal sindacato a cui il governo ha dovuto concedere la
partecipazione elettorale. E quindi finisce la dittatura della burocrazia staliniana e tutto il sistema politico della Polonia cambia completamente. Notate la data, giugno 89. Il muro di Berlino cade nel novembre 89. Infatti, nel giugno dell'89 si determinano una serie di avvenimenti che riguardano i paesi dell'est. Ci sono migrazioni, la gente vuole andarsene, vuole raggiungere l'Austria, per esempio, l'Ungheria fa fatica a tenere chiusi i confini, in Polonia ci sono libere elezioni, le proteste aumentano anche all'interno dell'Unione Sovietica, fino a che tutto si concentra a Berlino. A Berlino, nella notte del 9 novembre, la popolazione dell'est e dell'ovest abbatterà il muro. Avverrà casualmente, degli studenti, dei giovani cercheranno di scavalcare il muro, i militari non spareranno, i militari hanno l'ordine di sparare ma non lo faranno, a quel punto qualcuno prende in mano un piccone, inizia a picconare il muro, la popolazione arriva con martelli, picconi, quello che ha, il muro viene letteralmente aperto, si forma una breccia, da questa breccia si incontrano gli abitanti di Berlino dell'Est e quelli di Berlino dell'Ovest, è la fine della divisione della Germania. La caduta del muro rappresenta proprio la caduta delle dittature staliniste nei paesi dell'est. La Russia poi cadrà nel 91, 2 anni dopo, l'Ucraina, Russia e Bielorussia firmano un documento che sancisce la fine dell'Unione Sovietica perché, vedete dalla cartina, alcune regioni all'interno dell'URSS combattono per la propria indipendenza, anzi la autoproclamano, e quindi a quel punto l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche non ha più ragione di esistere. Il 25 dicembre l'URSS viene ufficialmente sciolta e il tricolore russo sostituisce la bandiera russa comunista. Il presidente della Repubblica diventa Boris Elstin, al posto di Gorbaciov che si dimette. E due parole su Gorbaciov. Gorbaciov assume il potere nel 1985. Gorbaciov è un riformista, è uno di quelli che all'interno della burocrazia dell'Unione Sovietica è favorevole alla restaurazione del capitalismo e fa delle riforme in tal senso. La glasnost e la perestroika. La glasnost e la perestroika. Che vuol dire riforma e trasparenza, e introduce degli elementi di economia di mercato molto forti all'interno dell'Unione Sovietica, dà possibilità alle aziende di investire, insomma, una serie di riforme di questo genere. Si determina però una crisi all'interno dell'URSS molto forte, mancano i generi alimentari, c'è una grossa inflazione, perché l'introduzione di un mercato capitalista, quando è lo Stato a governare tutta l'economia, non è qualcosa di indolore per la popolazione. Il capitalismo non è lì per fare opera di beneficenza, non è lì per aiutare la popolazione a migliorare il proprio benessere, è lì per fare profitti, è lì per devastare intere conquiste sociali che fino a quel momento lì l'economia di Stato era in grado di gestire. Quando l'URSS crolla, l'URSS attraverserà degli anni di crisi pazzesca. Che tra l'altro sono stati anche documentati dal mio caro amico che è un fotografo, il principale fotografo della Russia di quel periodo, che attraversa una miseria incredibile. Voi pensate che a Mosca, a Pietroburgo, le grandi città della Russia, ci sono delle persone che vendono delle cipolle su delle cassette, tutto quello che hanno, vendono delle matite, vendono degli oggetti che hanno trovato in casa, hanno trovato in giro nelle campagne, pur di racimolare qualche cosa per mettere insieme un boccone da mangiare o più probabilmente per sfamare i loro figli. È una crisi inaudita che deriva anche dal fatto che nel momento in cui l'Unione Sovietica crolla, i funzionari del partito, i funzionari dello Stato, i dirigenti delle fabbriche si appropriano letteralmente dell'economia. Per esempio, il direttore, non so,
di una parte dei gasdotti russi, dichiara di essere il proprietario di questi gasdotti o se li vende a se stesso, se li intesta, e così fanno altri con fabbriche, produzioni. Improvvisamente l'economia russa diventa un'economia capitalista nelle mani di una mafia spaventosa che è determinata, costituita dalla stessa burocrazia che governava il paese e che è disposta a qualsiasi cosa pur di portare a casa dei capitali, un profitto, delle prebende, delle condizioni di vita di un certo tipo. E questo mette il paese completamente in ginocchio. Voi avete nello sport tutta una serie di esempi, dato che seguite lo sport, di ricchi russi, questi ricchi russi provengono da questa situazione. Quindi non è un caso che oggi l'Unione Sovietica sia governata dall'ex capo del KGB, cioè dei servizi segreti, che può tenere in piedi il governo, lo Stato e la mafia russa di fronte all'odio che la popolazione russa nutre per questo governo, e lo può fare con il terrore, sapete, di giornalisti uccisi, oppositori incarcerati. Quindi siamo in una situazione molto tragica ancora oggi. Infine parliamo un momento della Jugoslavia. La Jugoslavia era uno stato di fronte all'Italia, lo vedete? Magari qualcuno di voi è anche stato in Slovenia, in Croazia, tutte le isole che ci sono proprio qui di fronte alla Croazia, sono delle isole bellissime, sono dei posti, delle coste con frastagliati eccezionali, ci sono delle regioni interessantissime, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo. Io l'ho girata abbastanza la Jugoslavia quando era governata ancora dal Partito Comunista Jugoslavo e guidata, che era stato fondato da Tito, la Jugoslavia. La Jugoslavia era una federazione che aveva al suo interno componenti culturali, etniche, religiose diverse, che però convivevano pacificamente. Un po' perché c'era un certo benessere, diciamo, relativo, ma comunque la popolazione ai ranghi più bassi aveva delle garanzie sociali, aveva delle abitazioni, aveva delle condizioni di lavoro, aveva delle pensioni, una sanità e così via, che determinavano il tessuto di una nazione che reggeva, e dall'altra era stata fatta anche una politica che limitava eventuali conflitti e favoriva la cooperazione, anche matrimoni misti, così. Io sono stato anche a Sarajevo, una città incredibile dove convivevano diversi veramente gruppi culturali, etnici più diversificati, senza veramente senza nessun problema. Ora, quando tutto intorno ai paesi governati dalle burocrazie staliniane si determina un crollo, e guardate qui, questo è lo stato della Romania. In Romania addirittura avviene una rivoluzione di massa che spinge la popolazione a giustiziare il leader politico che si chiamava Ceausescu, cioè proprio a farlo fuori, a fucilarlo. E qui siamo proprio al confine con la Jugoslavia. Dunque c'era il timore che anche in Jugoslavia gli avvenimenti avessero potuto degenerare. E quindi il popolo jugoslavo avrebbe potuto dare luogo a una rivoluzione, a un cambiamento nello stile di quelli che avvenivano, con delle grosse conseguenze di destabilizzazione per tutta la regione. Morale della favola, ci sono dei grossi interessi in Jugoslavia, che è la porta dei Balcani e dell'Oriente, grande via per il commercio della droga e delle armi, grandi interessi da parte degli Stati Uniti e della Germania e quindi dell'Unione Europea. E che cosa succede? Succede che gli Stati Uniti adottano al Congresso americano, adottano una dichiarazione favorevole all'indipendenza della Slovenia. Ora, questa dichiarazione a favore dell'indipendenza della Slovenia è stata fatta prima che la Slovenia dichiarasse la propria indipendenza, quindi voleva dire proprio un aiuto
alla Slovenia per dire: guarda, Slovenia, se tu dichiari la tua indipendenza, noi siamo d'accordo, ti sosteniamo, ti diamo la possibilità di. Tutto parte da lì. E la Slovenia dichiara la sua indipendenza nel 1991 e anche la Croazia dichiara la propria indipendenza e quindi la Jugoslavia dichiara guerra, anzi non c'è neanche una dichiarazione di guerra perché vengono considerati ancora territori che fanno parte della federazione, quindi c'è un'invasione della Croazia e della Slovenia. La guerra si conclude con episodi anche di pulizia etnica e con l'espulsione della popolazione serba dalla Croazia, cioè i croati vincono ed espellono i serbi. Quindi questa pulizia etnica, che poi si verificherà un po' dappertutto, sia da una parte che dall'altra, è ciò che è necessario per arrivare a costituire degli stati indipendenti, no? Voi capite che non possono esserci enclave di un popolo all'interno di un'altra nazione, perché questo renderebbe molto complicata la proclamazione di uno stato indipendente. Quindi la pulizia etnica è proprio una caratteristica fondamentale di tutte le guerre che avvengono in Jugoslavia e ci sono purtroppo, cari ragazzi, degli episodi veramente terrificanti, come nella città di Srebrenica, come avvengono nel Kosovo, come avvengono in Serbia stessa dalla parte di islamici e come i serbi fanno nei confronti di islamici stessi, cioè veramente, cioè, oppure nella Bosnia e Erzegovina, quindi è veramente una situazione incredibile, che però diversi giornalisti, diversi storici hanno descritto come proprio una guerra organizzata dall'alto, non voluta dalla popolazione, ma alla quale la popolazione ha dovuto sottomettersi, ne ha subito le conseguenze, e quindi come di una vera e propria operazione politica. È successo anche questo, che le varie burocrazie che governavano le singole federazioni poi hanno fondato dei partiti nazionalisti. Quindi gli stessi dirigenti comunisti di queste regioni si sono convertiti, pur di mantenere il potere, in accaniti nazionalisti. E ancora oggi sopravvivono, hanno i loro partiti, hanno il loro potere locale, magari non governano, alle volte sì, alle volte no, però hanno un potere effettivo. Quindi per non rischiare di perdere tutto di fronte a un'eventuale insurrezione popolare che avrebbe spazzato via il regime jugoslavo, questi si sono accodati e hanno alla politica di divisione degli Stati Uniti e dell'Unione Europea per cercare di preservare il loro potere. Quindi tutti, amici e nemici, hanno sostenuto la guerra civile in Jugoslavia pur di difendere i propri interessi. Siamo di fronte a una delle pagine più nere che la storia abbia mai scritto e che la popolazione ha pagato per intero. Fino, vedete, praticamente al 2000, quando poi la Bosnia diventa una federazione che viene divisa in due parti, in Kosovo viene scatenata una pulizia etnica contro i serbi e la NATO bombarderà Belgrado. Nel 1999 l'Italia diventa complice di questa operazione di guerra e utilizza le basi militari in Veneto, nelle Marche, per bombardare Belgrado. E ci sono le immagini, voi le trovate su YouTube, all'epoca eravamo tutti davanti alla televisione perché si temeva che questo conflitto potesse in qualche modo toccare direttamente l'Italia e mi ricordo che tanti ci vergognavamo di avere un tale governo che bombardasse la popolazione civile della città di Belgrado. Si parlava di guerra tecnologica, di sistemi di puntamento speciali che evitavano obiettivi civili, eccetera. Non è stato così, naturalmente, una guerra è una guerra. E va bene, l'Italia quindi è intervenuta direttamente in questa guerra, lasciando che la NATO utilizzasse i campi militari per far partire gli aerei per bombardare la città di Belgrado.
Quindi questa è la situazione che abbiamo visto, vedete? Questa è la situazione che è molto cambiata rispetto al 1945. Ora non ci sono più questi due blocchi, la Cina continua a rimanere uno Stato che ha un'economia socialista, nel senso che è controllata dallo Stato, benché ci sia un problema molto grosso perché l'ingresso del sistema capitalista pesa nell'economia cinese. Cuba rimane ancora un paese dove l'economia è guidata dallo Stato. L'Unione Sovietica è un paese guidato da una mafia senza scrupoli che si è appropriata delle ricchezze del paese e quindi è una forma ancora più degenerata di quella che può essere un'economia capitalista classica, e tutti i paesi dell'Europa sono entrati nel mercato capitalista e quindi, diciamo, non esiste più questo conflitto. Esiste un conflitto ancora tra con l'Unione Sovietica, che non esiste più come Unione Sovietica, ma si chiama Russia ed è una parte più ridotta del territorio, con gli Stati Uniti per questioni ovviamente politiche di controllo di che cosa? Beh, di controllo del rifornimento delle materie prime, del petrolio, di controllo dei canali per la distribuzione delle merci, ma anche per la distribuzione della droga, delle armi. Quindi questa è la situazione di oggi. Abbiamo parlato del crollo. Eccolo qua, della crisi caduta del mondo, tra virgolette, comunista. Dalla rivoluzione culturale cinese siamo passati allo sciopero polacco e a Solidarnosc, poi la caduta del muro di Berlino, abbiamo richiamato l'attenzione sulle rivoluzioni in Ungheria e del 56 e in Cecoslovacchia del 68, abbiamo visto la fine dell'Unione Sovietica, abbiamo parlato della tragedia del popolo jugoslavo che ha dovuto subire una guerra per circa 10 anni, una guerra civile tragica fondata sulla pulizia etnica.